Non è stata una seduta tranquilla quella del comitato di gestione dell'autorità portuale svoltasi ieri mattina. Si parla di uno scontro violentissimo tra il presidente Musolino e i membri del collegio dei revisori. Va malissimo l'export del Lazio e ciò si riflette negativamente nell'economia dell'intera regione e giustifica in parte l'ulteriore calo dei traffici commerciali nel porto di Civitavecchia. È partita la corsa agli ultimi acquisti anche in ambito alimentare in vista del Natale. I civitavecchiesi quest'anno hanno giocato d'anticipo anticipando la spesa. Bilancio positivo per il 2023 per la Croce Rossa di Civitavecchia che nel corso dell'anno ha portato avanti una serie di servizi importanti per la città. Impegno natalizio per gli Snipers Tecnoalte, domani alle 16 al Palamercuri, impegno fondamentale per i civitavecchiesi che ricevono il fanalino di coda Mammut Roma. Buonasera dal TRC Giornale da Raffaella Angeletti. È muro contro muro all'autorità portuale di Civitavecchia tra il presidente Musolino e i membri del collegio dei revisori. Nel corso della seduta del comitato di gestione svoltasi ieri a Molo Vespucci sono volate parole grosse tra il massimo esponente dell'ente e il presidente dell'organo di controllo interno. Ma i rapporti sono più che tesi anche tra lo stesso Musolino e il segretario generale Paolo Risso. Vediamo. Non è stata una seduta tranquilla quella del comitato di gestione dell'autorità portuale svoltasi ieri mattina. A 24 ore dalla riunione emergono infatti particolari assolutamente non toccati nel resoconto fornito da Molo Vespucci, particolari che parlano di uno scontro violentissimo tra il presidente dell'ente e i membri del collegio dei revisori. Oggetto del contendere l'accordo di secondo livello dei dipendenti dell'Authority, sul quale da tempo esistono posizioni divergenti. La seduta non era in presenza ma in videoconferenza e, stando al racconto di chi ha avuto modo di seguirla, sarebbero volate parole grosse. Un clima che definire acceso è poco e che mai si era respirato a Molo Vespucci, peraltro preceduto nelle scorse settimane da una corrispondenza sulla questione altrettanto accesa e che è finita sul tavolo della dottoressa Patrizia Scarchilli, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ieri si è arrivati al culmine con una sorta di duello rusticano tra Musolino, il presidente dell'organo di controllo, Ermanno Piteo, con i toni verbali che si sono progressivamente accesi e che potrebbero avere un seguito anche di carattere giudiziario. Ma lo scontro al vertice dell'Authority è totale. Da un po' di tempo infatti anche i rapporti tra il presidente Musolino e il segretario generale Paolo Risso sarebbero diventati particolarmente tesi, con notevole differenza di vedute su diverse questioni, non ultima proprio quella riguardante il contratto di secondo livello dei dipendenti dell'ente. Insomma, Molo Vespucci, il Natale 2023 non è certo caratterizzato dalla concordia e dalla serenità. Ancora una grande soddisfazione per l'ingegner Calogero Burgio, uno dei quattro dirigenti licenziati a inizio anno dall'autorità portuale di Civitavecchia, è diventato adesso dirigente della regione Sicilia, guidando tra l'altro il Dipartimento Energia. Ieri mattina Burgio ha rappresentato niente meno che il governatore Renato Schifani nella firma del protocollo d'intesa tra la regione siciliana e Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale. L'accordo, che avvia una nuova collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio della regione e accelera le opere del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano energetico ambientale regionale, prevede anche il monitoraggio delle richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili attraverso la condivisione di informazioni e dati. Il protocollo d'intesa ha avuto vasto eco non solo in Sicilia ma anche sulla stampa specializzata nazionale come il magazine economico Milano Finanza. Una delle ragioni dell'ulteriore peggioramento dei numeri che riguardano i traffici commerciali nel porto di Civitavecchia è rappresentata dal crollo delle esportazioni nel Lazio. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica evidenziano un calo generalizzato degli export regionali, soprattutto nel settore farmaceutico e dei medicinali. Ma sentiamo.
Va male, anzi malissimo, l'export del Lazio e ciò si riflette negativamente nell'economia dell'intera regione e giustifica in parte l'ulteriore calo dei traffici commerciali nel porto di Civitavecchia. Lo certifica l'Istituto Nazionale di Statistica che ha pubblicato nei giorni scorsi i dati relativi al terzo trimestre 2023. Dati contrastanti se si considera che le esportazioni vanno meglio in gran parte del paese, tranne che per le isole e purtroppo il Lazio. Nei primi 9 mesi dell'anno, infatti, le regioni che sono andate meglio sul fronte dell'export sono state la Campania, più 27,6%, la Calabria, più 20,9%, il Molise, più 18,3%, l'Abruzzo, più 13,7%, la Basilicata, più 10,1% e il Piemonte. Male, come detto, le isole, con la Sardegna al meno 26,7% e la Sicilia al meno 16,7% e il Lazio con il meno 11,9%. Mentre le isole hanno pagato il drastico calo delle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati, per quanto riguarda il Lazio la diminuzione è dovuta in gran parte al calo dell'export di prodotti farmaceutici e medicinali che spesso utilizzano lo scalo marittimo locale per spedire i loro contenitori. Nello specifico del report fornito da Istat, il Lazio è andato malissimo per quanto concerne in particolare le esportazioni verso il Belgio, che hanno fatto registrare una contrazione del 28,6%. Andando a parcellizzare i dati e scomponendoli a livello provinciale, emerge che una delle province maggiormente in difficoltà a livello di export è proprio quella di Roma, maglia nera assieme a Siracusa, Cagliari, Ascoli Piceno, Latina, altra provincia del Lazio e Brescia. Vanno benissimo viceversa le province di Napoli, Torino, Milano, Siena, Livorno, Monza e della Brianza, Firenze, Bologna, Bergamo e Modena. È grande la soddisfazione per la materializzazione di un impegno preso dalla Lega e da questa amministrazione con i cittadini. Fiumaretta passa al porto per uno sviluppo più armonico della città, come da programma elettorale, senza alcun outlet, bensì con attività produttive connesse al traffico merci. Così il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Elisa Pepe, che esprime la sua soddisfazione. L'area ex Italcementi sarà finalmente riqualificata, spiega Pepe, con l'apertura di un parco e viabilità che libererà dal traffico pesante tutti i quartieri circostanti, dando una migliore scorrevolezza al transito dei mezzi diretti allo scalo, ma soprattutto eliminando una sacca di degrado e trasformandola in servizi per la comunità. I progressi a ritmo serrato compiuti dall'operazione Italcementi Fiumaretta sono sotto gli occhi di tutti. Un accordo procedimentale siglato Lega, motivo d'orgoglio per lo stesso Matteo Salvini, oltre che per l'amministrazione comunale. Ridurre i tempi di attesa degli interventi chirurgici all'ospedale San Paolo, riuscendo a dare tempi certi agli utenti che hanno già effettuato visite e accertamenti preoperatori. È la richiesta avanzata dal consigliere comunale del Buon Governo, Vittorio Petrelli, alla direttrice generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga. Petrelli dice di farsi interprete di numerose segnalazioni che gli sono pervenute da cittadini di Civitavecchia che restano per lungo tempo in attesa e senza alcuna informazione, correndo anche il rischio di vedere progressivamente aggravarsi le loro patologie. Petrelli, supponendo che la causa dei ritardi sia dovuta alla mancanza di sale operatorie, ricorda che il mese scorso era stata annunciata l'imminente ultimazione del blocco operatorio del San Paolo e chiede quindi al massimo esponente dell'azienda sanitaria locale di sapere a che punto sono i lavori e quando si potrà avere un'accelerazione nella programmazione degli interventi chirurgici. E sollecitata anche dal consigliere comunale del Buon Governo Vittorio Petrelli, l'ASL Roma 4 annuncia la conclusione dei lavori all'ospedale San Paolo sui 9 cantieri che avevano preso il via nel 2023, tra i quali quello riguardante appunto il blocco operatorio. Da un paio di settimane infatti il blocco operatorio del San Paolo è tornato nella piena disponibilità dei chirurghi e le 5 camere operatorie lavorano a pieno regime. L'intervento che ha riguardato il blocco chirurgico, finanziato con fondi propri dell'azienda, si è concluso in 5 mesi e oltre alle opere edili di riqualificazione si è proceduto alla sostituzione dell'unità di trattamento dell'area. Il progetto di riqualificazione delle sale operatorie del San Paolo prevede poi anche la realizzazione della recovery room, attualmente terminata ma in fase di collaudo. La recovery room o sala risveglio è l'area attrezzata per l'assistenza dei pazienti nel periodo immediatamente post anestesiologico post operatorio, fornisce un
ambiente tranquillo per il recupero sicuro e confortevole dei pazienti stabili e migliora i tempi di utilizzo delle sale operatorie, aumentando di conseguenza la loro attività. Ed è partita la corsa agli ultimi acquisti anche in ambito alimentare in vista del Natale. Siamo andati al mercato per capire quali sono i prodotti più acquistati dai civitavecchiesi e se i cittadini hanno anticipato la spesa. I commercianti hanno confermato che rispetto agli scorsi anni gli acquisti sono stati fatti con qualche giorno d'anticipo, ma sentiamo. Si avvicina il Natale, quindi ovviamente parliamo della cena della vigilia, del pranzo del 25. C'è stata una corsa, insomma, agli acquisti dei clienti, si sono mossi in anticipo. Com'è andata quest'anno? I civitavecchiesi hanno avuto una virtù non indifferente. Hanno fatto degli acquisti prima perché si sono resi conto che chiaramente i prodotti del pesce prima costavano meno e bisogna dargli elogio per questo aspetto, ma non solo credo che il chiesi l'Italia, anche perché considero che questo sia un Natale più povero e sarà sempre più povero, quindi bisogna tirare fuori la nostra virtù. Riguardo quindi al pranzo di Natale o alla cena della vigilia, naturalmente gli italiani comunque le tradizioni sono sempre presenti, ma fanno tradizioni con più intelligenza e più parsimonia. Quali sono i prodotti che sono andati più per la maggiore? I prodotti più che sono andati per la maggiore sono stati i polpi di scoglio acquistati prima, calamari, gamberi, e anche delle sparnocchie vive, delle alici e poi vi saranno anche dei frutti di mare che generalmente vanno scelti e presi l'ultimo giorno. E rispetto allo scorso anno, insomma, gli affari come sono andati? Meglio, peggio? Rispetto allo scorso anno, se devo parlare dei miei affari, francamente chi mi sente forse gli viene anche da ridere, sono rimasti costanti, è già un vantaggio. Ma come tutte le cose bisogna metterci un po' d'amore, bisogna dedicarci. Io non mi posso lamentare, si sono però spalmati e non concentrati solo su un giorno. Il Natale si avvicina, come sono andati per voi gli affari? Insomma, i civitavecchiesi hanno acquistato quest'anno rispetto anche allo scorso anno? Sì, hanno acquistato tantissimo, sempre merce di prima scelta, poi c'è del bello che al mercato abbiamo di tutto e di più, perciò c'è da tutti i prezzi, da tutte le qualità. Molto soddisfatti noi. Avete notato anche che i civitavecchiesi magari hanno acquistato prima rispetto allo scorso anno, magari hanno anticipato un po' gli acquisti? Allora, questo succede un po' tutti gli anni perché noi facciamo moltissime offerte prima per non rimanere senza alcuni articoli. Comunque sì, ma abbiamo un sacco d'ordini in frigorifero da preparare, tantissime cose. Ottima vendita, benissimo. Quindi insomma, per il Natale i civitavecchiesi sono pronti alla cena della vigilia e anche al pranzo di Natale? Penso che faremo un gran figurone col mercato perché c'è veramente, ho fatto un giro degli ottimi articoli da tutte le parti, veramente soddisfatto di tutti i colleghi. Anche preparati per il Capodanno? Faccio insomma una domanda un po' più a lungo termine. Allora, per Capodanno ancora non ci abbiamo pensato. Adesso smartiamo questo qui e poi cominciamo col nuovo. Si comincerà quindi prossimamente. Già sono partiti gli ordini, però siamo un attimino buoni, se no andiamo fuori di testa. Successone per la raccolta di firme sulla proposta di iniziativa popolare Un cuore che batte per la modifica di un articolo della legge 194 del 78 e la piena applicazione del consenso informato alle donne che hanno diritto di sapere la realtà di una vita già alle prime settimane della gravidanza con un cuore che pulsa nel loro grembo. Ad affermarlo è l'associazione Ora et Labora in difesa della vita, impegnata nella promozione della difesa della vita umana, che ha portato alla raccolta di oltre 100.000 firme, dunque più del doppio del necessario previsto dalla Costituzione. La proposta di legge di iniziativa prevede di introdurre modifiche all'articolo 14 della 194 del 78, una sostanziale modifica, si legge nella nota, disponendo che nelle visite mediche che precedono l'aborto procurato la donna intenzionata ad abortire debba prima di decidere prendere visione del nascituro e quindi consapevolezza della sua esistenza umana tramite esami strumentali e anche ascoltare il battito del suo cuore. Nella nostra zona il comitato locale ha raccolto 1.033 firme, di cui più di 700 firmatari residenti a Civitavecchia e il resto dei firmatari sono residenti nei comuni limitrofi. Il comitato 14 maggio sottolinea con rammarico come l'accordo di gemellaggio tra Civitavecchia e Betlemme, giunto a un quarto di secolo da quando è stato siglato nel lontano 19 dicembre 1998, non sia stato festeggiato. Un'occasione persa, affermano dal comitato, anche per trasmettere un messaggio di pace dinanzi alla guerra contro i civili palestinesi che sta scandalizzando il mondo. La nostra città ha dedicato a Betlemme una piazza in zona Pirgo, intitolazione
avvenuta in segno di solidarietà in occasione dell'assedio della Basilica della Natività ad opera delle truppe israeliane nel 2002. Nel tempo le associazioni del territorio hanno a loro volta promosso diverse raccolte di medicinali per i campi profughi palestinesi. Oltre 400 famiglie e 130 minori sotto gli 8 anni gestiti, 84 senza fissa dimora sostenuti e 522 utenti pacchi consegnati. Sono i numeri del 2023 della Croce Rossa di Civitavecchia, che nel corso dell'anno ha attivato e portato avanti una serie di servizi importanti per rispondere alla crescente richiesta d'aiuto in città e nel territorio. I particolari nell'intervista, sentiamo. Visto l'aggravarsi della situazione economica che riguarda diverse famiglie anche a Civitavecchia e nel nostro territorio, la Croce Rossa ha messo in campo il centro servizi, che racchiude in sé una serie di servizi. Da diversi anni Croce Rossa ha un centro servizi dove è presente uno sportello sociale che è aperto H24, siamo reperibili H24, che fornisce diversi servizi. Questo sportello sociale le persone possono farci accesso in diverse modalità, chiamando il 1520, che è un numero gratuito, appunto aperto H24 e 7 giorni su 7. Le persone possono venire da noi in comitato, dove poi prendiamo un appuntamento, oppure possono intercedere con i nostri volontari. In questo sportello sociale sono presenti un'equipe multidisciplinare, c'è un assistente sociale, una psicologa e degli educatori, un mediatore culturale. E così possiamo dare una risposta diversificata ai bisogni della popolazione di Civitavecchia. Croce Rossa poi fornisce anche un pacco alimentare, che è un pacco appunto che forniamo alle famiglie in bisogno una volta alla settimana. E la sera abbiamo un'unità di strada. Unità di strada è un servizio che Croce Rossa dà, dove ci sono degli operatori che intercettano e fanno un lavoro di prossimità, quindi raggiungono le persone, soprattutto per i senza fissa dimora. Nel 2023 un'ottantina di utenti. Oltre all'unità di strada c'è l'accoglienza notturna, un servizio possiamo dire parallelo, sempre legato ai senza fissa dimora. Da diversi anni il comune di Civitavecchia affida il servizio a Croce Rossa, appunto al comitato di Civitavecchia, per questo servizio di accoglienza notturna che viene fatto alla stazione, e forniamo un dormitorio in cui persone senza fissa dimora possono dormire e usufruire di un pasto caldo, poiché la Croce Rossa di Civitavecchia ha anche una cucina solidale. Legato al centro servizi c'è il centro d'ascolto e il pronto intervento. Pronto intervento, noi come equipe multidisciplinare interveniamo al bisogno della popolazione o dei servizi delle forze dell'ordine, veniamo attivati principalmente per emergenze legate ai senza fissa dimora. Poi siamo anche intervenuti per minori non accompagnati, o comunque siamo in prima linea nei bisogni che vengono intercettati. Il centro d'ascolto è un servizio che prevede le nostre infermiere volontarie insieme a un medico, dove vengono ascoltate gli utenti e indirizzati ad eventuali visite specialistiche, supportati, gli viene spiegato come funziona il servizio sanitario, insomma vengono anche rassicurati. Curati, molto spesso è difficile, ecco, anche per le persone straniere interfacciarsi con un medico magari, e viene fornito anche eventuale supporto sanitario come può essere dei medicinali, grazie al fatto che noi li raccogliamo tramite il banco farmaceutico, cioè, o le raccolte insomma davanti alle farmacie. Ogni settimana noi abbiamo l'ambulatorio è aperto una volta alla settimana, mediamente vengono visti dai 5 ai 6 utenti, ecco, che poi hanno minori, quindi insomma sono magari 5 nuclei familiari. Abbiamo parlato di un incremento considerevole delle famiglie che hanno bisogno, quali sono i numeri? Nel 2023 Croce Rossa, per quanto riguarda un supporto alimentare, ha raggiunto circa 400 famiglie della città di Civitavecchia. Noi come sportello sociale abbiamo intercettato un totale di 500-550 persone che sono venute qua non solo per un'esigenza alimentare ma anche per un svariato tipo di bisogni. E intanto continua l'impegno in prima linea dell'ufficio delle dogane, guidato dalla dottoressa Amato, nella diffusione dei valori e della conoscenza delle attività tipiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a platee di studenti di vari ordini e gradi. In questi giorni 30 studenti della Facoltà d'Economia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma sono stati accolti dai funzionari dell'ufficio delle dogane presso la sede all'interno del porto per un'attività formativa volta ad arricchire il bagaglio culturale
culturale ed esperienziale nel percorso accademico. Gli studenti sono stati accompagnati dal professor Vincenzo Carbone, docente in diritto tributario internazionale e disciplina doganale, con lo scopo di avvicinarli al mondo doganale per comprenderne la complessità e la minuziosità delle attività svolte dai funzionari doganali in servizio presso lo scalo portuale. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva dalla zona Benceggatti. Un nostro lettore e telespettatore ci ha contattato per riferirci di una perdita idrica presente da settimane che si sta ingrandendo, come si vede dalla foto che ci è stata inviata sulla traversa con i parcheggi a spina che da via Luigi Sabatini porta a piazzale Edoardo Donofrio. Si è creata una buca abbastanza estesa, come di consueto naturalmente noi giriamo la segnalazione agli organi di competenza. E termina qui la prima parte del nostro TG, ma restate con noi perché a breve seguiranno le news di sport. Di nuovo insieme con il TG Sport, in apertura all'hockey, gli Snipers Tecnoalt saranno l'unica squadra di Civitavecchia a scendere in campo nel giorno delle pastorelle. Il campionato di Serie B non si ferma e mette in programmazione per domani alle 16 l'impegno con cui si arriva al giro di boa della regular season. Al Palamercuri arriverà la visita del fanalino di coda Mammoth Roma, unica squadra finora battuta dal quintetto di Martina Gavazzi, che è quarto e staccato da tutte le altre avversarie. Serve assolutamente per vincere, per evitare di essere risucchiati dai giallorossi e rimettere in discussione la posizione in classifica. Ma ascoltiamo le interviste, vediamo. Siamo con Bernardo Peconi perché gli Snipers Tecnoalt giocheranno anche nel giorno del 23 dicembre a Civecchia e soprattutto contraddistinto dalle pastorelle, però affrontate in casa di Mammoth Roma. Bisogna vincere questa partita per ottenere la seconda vittoria in questa stagione. Speriamo bene, manca qualche membro importante della squadra, ma speriamo di portare ugualmente il risultato a casa, un risultato positivo. Un campionato che sta andando, diciamo così, non particolarmente bene, perché fino ad ora è arrivata solamente una vittoria proprio all'andata contro i Mammoth Roma, però c'è tutto un girone di ritorno, doppia andare doppio ritorno per poter recuperare il terreno e non lasciarsi sovravanzare da altre squadre che Viareggio, Forlì e Vicenza stanno battagliando molto davanti. Questa prima fase non è andata benissimo, speriamo dai che è servita per migliorare e per fare meglio la seconda fase. Abbiamo visto anche la premiazione che è arrivata nei giorni scorsi da parte della FIRS, quindi conferma che la Civuschetti sta andando sicuramente al meglio anche con le giovanili, anche con tutto quanto la società. Siamo andati a Roma per prendere degli attestati. Come Mammoth, come va? Bisogna cercare subito di sbloccare la situazione e poter fare in modo che questa partita possa andare al meglio. Speriamo di partire dal primo secondo bene, speriamo di portare un buon risultato, dai. Qua con la squadra, perché abbiamo visto quest'anno sono venuti alcuni ragazzi che hanno fatto parte degli anni scorsi proprio del gruppo, con voi giovani che state crescendo sempre di più, quindi si è formato un mix di giovani ed esperti. Quest'anno diciamo questi nuovi arrivi stanno aiutando molto, sia dal punto di vista dei risultati che da quello, diciamo, di squadra. Calcio, Simone Minucci non è più un giocatore del Civitavecchia, il portiere classe 2004 ha lasciato la squadra e la Eleni di Lazio ha dato comunicazione ufficiale del suo svincolo. Minucci ha trovato poco spazio in questa stagione per la scelta del club nerazzurro di giocare con l'under più giovane, in questo caso il classe 2007 Midio, ma nelle poche apparizioni ha comunque dato un ottimo contributo. Intanto Midio ha quasi totalmente recuperato dal problema alla caviglia, starà mister Scudieri decidere se farlo tornare tra i pali nei primi impegni dell'anno nuovo oppure se sarà confermato lo spagnolo Gonzalez, che è piaciuto al tecnico. E la partenza dei lavori per il palagrammatico è sempre all'orizzonte, ancora questioni da risolvere prima del via agli interventi per la ricostruzione del campo a San Liborio, che sarà destinato soprattutto al pallamano. Il genio civile ha continuato a chiedere autorizzazioni al comune prima di dare il nulla osta. Nelle scorse settimane erano state smontate le porte del vecchio campo di calcetto, sembrava fosse l'antifona per la partenza dei lavori, ma così non è stato. Dal comune indicano febbraio come mese in cui dovrebbero, a questo punto è necessario utilizzare il condizionale e cominciare a lavorare il cantiere.
Pallavolo, nei giorni scorsi si è svolto un evento al Palasport in Solera Tamagnini per una delle tante iniziative previste per le attività del Roma Volley Network ed è stato presente un ospite d'eccezione che ha tenuto un seminario rivolto ai tecnici ma aperto anche agli appassionati. Emiliano Giandomenico, tecnico di grande spessore per molti anni in casa Olerò e con trascorsi nella massima serie, è stato protagonista del seminario Fase Cambio Palla dal gioco alla tecnica. Giandomenico è stato anche Alfidia Formello, militante al tempo in Serie B1, ottenendo la promozione in A2. 9 campionati di A2 disputati in giro per l'Italia, che sommati agli 11 campionati di B1 forniscono l'unità di misura della grande esperienza sportiva di coach Giandomenico. Attualmente è il tecnico dell'Altino. Calcio a 5, Daniele Pampinella non è più allenatore dell'Atletico Civitavecchia femminile, la società del presidente Ermanno Muneroni ha deciso di prendere questa decisione per dare una scossa all'ambiente. In questo momento le civitavecchiesi sono al penultimo posto in classifica con 6 punti, l'incarico è stato affidato a Fabrizio Nunzi, quindi una scelta interna visto che si stava già occupando delle giovanili gialloblu e nella prima parte era stato il tecnico della formazione maschile. Ed è tutto per questa edizione e non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi e naturalmente di serata.